Buonasera a tutti, benvenuti, buon anno innanzitutto. Proprio abbiamo 5 minuti per presentare il nuovo arrivato in Casa Parma, che già sapete tutto perché non è che da dire o da raccontare niente. Posso solo dire che abbiamo fatto tutti un sacrificio, un sacrificio nel senso economico, nel senso di stress pure, perché la trattativa non era semplice, e finalmente siamo riusciti a portare a casa un giocatore che ci tenevamo e che interessava diverse squadre. Fondamentale è stata pure la volontà del giocatore di scendere di categoria, perché se il giocatore non avessi visto e non avessi sentito la voglia che c'era di scendere di categoria, perché non è mai facile per un giocatore che è ambizioso come Matteo, che io conosco benissimo, e in più c'ha diverse squadre che lo cercano, scende di categoria, ma penso che il Parma. Ci siamo, ragazzi, sono registrato qui, già faccio fatica per cui io sono orgoglioso di aver portato Sponzaletta qua. Penso che ci può dare una mano nel tempo, perché non è giusto chiedere subito tutto. Lui viene motivato e convinto dal Parma, perché Parma è Parma. Vabbè, per cui lascio la parola a lui, o se avete delle domande, poi dopo che c'è la presentazione parleremo, dopo lasceremo andare Scozzarelli e parleremo un attimo in generale. Finisco. Con tutte le società che ho lavorato mi sono lasciato sempre bene, ho fatto sempre, poi dopo c'è chi rimane male, chi rimane, però cerco di comportarmi sempre in una certa maniera. La venuta di Scozzarella, o se c'è stato un pagamento di un cartellino che il Trapani, siccome ero io il direttore sportivo, aveva pagato all'Atalanta o delle situazioni particolari, non era per, siccome qualcuno si diverte, secondo me, a fare giornalismo e scrivere le cose, non fare dire quello che si pensa o bistrattare, siccome un po' mi sto stancando di questa situazione. Scozzarella ieri, se non firmava, c'era già delle squadre che stavano chiamando ad offrire soldi, come è giusto che sia la trattativa. Per cui io non devo fare favori, e se mi devo giustificare, mi devo far perdonare qualcosa, non certo lo faccio con i soldi, perché mio padre non mi ha insegnato di ripianare dei rapporti con dei soldi, per cui cerco di sistemarlo facendo l'uomo. Poi se qualcuno che ha scritto che devo ripagare la mia ex società con dei soldi, può darsi lui abituato a fare così. Io non sono abituato così, perché i soldi in un certo me li sudo, e quando la squadra perde, soffro, e all'inizio di ogni partita soffro come un cane. Per cui gli altri stanno belli seduti e fanno opinione, però ce ne freghiamo. Una piccola parentesi, perché sennò poi diventa pesante. Diciamo. Matteo Scozzarelli. Domande? Benvenuto a Parma. Grazie mille. Grazie. Ciao Matteo, sono Edo Faves di parmafanzine.it, benvenuto anche da parte mia. Ci racconti un po' questa trattativa, come è nata? Immagino che il direttore lo conosce già. Com'è nata questa trattativa? Questa trattativa nasce dalla volontà mia di fare qualcosa di speciale lontano da una città che mi aveva già dato tanto. Con il direttore abbiamo già lavorato in passato, ci siamo trovati bene, penso che questo abbia aiutato a far andare avanti questa trattativa. E tutte le componenti che costruiscono il Parma Calcio hanno aiutato a me a fare questo tipo di scelta. Conosci già la squadra? Hai visto eventualmente qualche partita? Conosci qualche giocatore che poi è rosa? No, ne conosco pochi personalmente, qualcuno ovviamente indirettamente, qualcuno perché abbiamo giocato contro. L'ho seguito il Parma perché
È inevitabile che una città come Parma incuriosisca anche se di un altro campionato. Quindi ho avuto il piacere sì di seguire i risultati, un po' di meno le partite perché ovviamente ero impegnato per le mie, però ho una grande idea, una grande considerazione di quello che mi hanno detto, di quello che ho potuto vedere per quanto poco. L'ultima, per il momento, da parte mia, ha detto prima il direttore della tua volontà di scendere comunque di categoria. Tu la C, a parte forse un porto volante, se non sbaglio, non l'hai praticamente mai fatta, quindi anche per te è uno sforzo comunque, no? Quello di scendere di categoria. No, dire sforzo penso sia la parola sbagliata, è la voglia di fare qualcosa di importante per una società che lo metta, delle persone che mi hanno dimostrato di voler fare qualcosa di bello con me, quindi è stato tutto tranne che uno sforzo. Abbiamo avuto dei momenti di riflessione tutti quanti, però non nascondo che le riflessioni non mi hanno mai portato ad avere dubbi sul fatto di venire o meno a Parma per la categoria. Ciao, sono Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ti volevo chiedere di tracciare con un breve bilancio la tua esperienza a Trapani, perché è stata una favola abbastanza bella, direi, specificamente parlando, quindi ti darai tu il resto. No, è stata un'esperienza molto positiva perché la si può dividere un po' in tre fasi, no? Il conoscerci bene il primo anno, il fare qualcosa di straordinario il secondo, e quest'anno purtroppo avere qualche difficoltà e il rapporto è venuto un po' meno, ma fa parte un po' di questo sport e della storia del calcio. Purtroppo quando le cose vanno non come ti aspetti, poi cambiano anche altre cose. Devo comunque ringraziare Trapani, che ha dato la possibilità di fare dei bei campionati, di togliermi delle soddisfazioni. E me ne ricorderò per sempre, anche perché mi ha dato la possibilità di immagazzinare esperienza che voglio usare per fare altrettanto bene qua. Vorrei fare un passo proprio indietro, con i tuoi primi passi, proprio i primi mossi nell'Atalanta, e questo è il livello più prestigioso che ci sia in Italia a livello giovanile. E come timbra un giocatore il fatto di essere cresciuto in un settore così, secondo te? L'Atalanta va al di là del fattore tecnico che cura molto e della capacità di trovare molti ragazzi in giro per l'Italia, perlomeno fin quando c'ero io, adesso si sono un po' più aperti verso altri orizzonti. Penso che eccelle per il senso di appartenenza e l'educazione che ti danno fin da giovane. Partendo da quello poi sei predisposto a crescere in maniera diversa, accettare di più quello che ti viene detto, e poi, ripeto, al di là del livello tecnico ti danno questa grossa formazione. E la rivedo un po' in tutti i ragazzi che comunque sono passati di là negli anni. Io adesso ho 28 anni, prima quando ero di sotto non mi rendevo conto, però è una società che ti dà tanto dal punto di vista umano. Se posso fare un'ultima, ti vorrei chiedere quali sono i giocatori che crescendo hai preso a modello per il tuo ruolo? Perché è un ruolo che interpreti in maniera abbastanza moderna, voglio dire. Cioè... Sì, sarebbe banale dire che il riferimento di tutti sono giocatori come Pirlo, come Iniesta, Busquets, perché sono quelli che di più restano negli occhi delle persone. Io adoravo un giocatore che era Pizzarro, forse perché... Perché pensavo più lui. Ecco, forse perché per caratteristiche si avvicina un po' di più al mio modo di giocare. Quindi sono un po' quei tipi di giocatori dai quali cerco di prendere spunto. Grazie. Buonasera, sono un membro di Parma. Prima diceva di aver seguito un po' il Parma, però di aver visto qualche partita perché comunque anche giocava. Che idea si è fatto venendo da Trapani di questa squadra? Che questa squadra, lei sa, è l'amica di quella delle più importanti. Secondo lei come la vede? Beh, al di là dell'andamento del calendario, che penso sia normale avere dei periodi in cui le cose vanno più o meno bene, il fatto che nell'ultimo periodo la squadra abbia recuperato dei punti alle squadre che stavano davanti a loro significa che è una squadra al di là delle ambizioni
prestazioni enormi che può avere, che ha delle qualità, che è una squadra che ha molta qualità. Io conosco tanti giocatori che sono qui, ripeto, non direttamente ma indirettamente perché ci ho giocato contro, quindi so più o meno le caratteristiche di tutti i ragazzi che sono qua e non posso altro che dire che sono dei giocatori che mi hanno sempre lasciato un bel ricordo anche quando ci ho giocato contro. Per quanto riguarda i ruoli del centrocampo, tu ovviamente sei un playmaker, nei vari, sia che sia tra il 5-2 o 4-3, il tuo ruolo comunque è abbastanza chiaro, cioè centrale che poi deve costruire il gioco. Sì, diciamo che quello che ho fatto è quello che preferisco fare, che mi piace fare. Poi le esigenze vengono davanti a tutto, quindi in caso ci si dovesse spostare per il bene di qualcosa lo si fa, ovviamente giocare nel mezzo è quello che mi piace di più. Hai già scelto il numero di Mario? No, lo stavamo valutando un po' insieme, dovevo ancora capire quali sono i numeri. Mi fai le domande, ho quanto guadagni o non guadagni? No, comunque no. Ma non è mai stato un problema il numero. Sono 23, mi pare. Cosa? Ha giocato anche con 23. Sì, ha giocato anche con 23. Posso ripetere? No, pure con 5. Voi di giù siete un po' scaramantici. Sì. No, io no. Voi? Voi di giù, per tu. Ha parlato anche della squadra. La volta è vostra, che lo fate abitare qua. Sì. Ragazzi, facciamo le foto e poi dopo parliamo. Anzi, così. Lui va pure.